Hola amigos, ragazzi, benvenuti. Ciao Eugenio, ciao Gio. Allora, nel backstage mi avete già raccontato che quello che perderà prenderà botte dall'altro, è così? Oppure volete darle a me le botte? No, beh, no. Diciamo che, cioè, che chiunque vinca le prende Giorgio, comunque. Va bene, Gio, allora facciamo così, io metto le mani avanti e ti faccio partire, va bene? Okay. Quindi la prima domanda, alla prima domanda risponderai tu, ok? Allora, introduciamo il nostro quiz show, ragazzi, e prima domanda a Gio. Attenzione, quanti anni aveva Tony Williams quando si unì alla band di Miles Davis? Vediamo le opzioni. 23, 20, 12 o 17? Gio, la sai o ci devi ragionare? Allora, sì, diciamo che era un fenomeno pazzesco Tony Williams da giovanissimo, direi che escluderei l'età maggiore, cioè quella di 23, dovrei avvicinarmi un po' di più a... Dai Gio, falla finita, che lo so, che lo sai, non faccio tanti giri. Ma in, noi pugliesi usiamo la suspense, quella che la suspense, quella che spinge, capito? E alla fine, dato che mi hai istigato così, io ti dico la D, la 17. Vediamo, cioè, se è la D. Ed è giusto, vabbè, dai, questa era facile anche perché te l'ho servita proprio sul piatto d'argento. Tu sei un fan, sei un fan di Tony Williams? Ma ti dirò, io sono fan di molti batteristi, ma Tony Williams è sempre stato. Ma poi chi è che non è fan di Tony Williams, ragazzi? Anche se parlano dei moderni, tu lo sai che hanno beccato, sì, tutti. Sì. Uno su tutti è Vinny ha beccato un casino di cose da Tony Williams, perché è stato, sì, diciamo, il moderno, quello che ha lasciato, vuol dire, il bebop del passato, il jazz drumming classico, per avvicinarsi al jazz rock, no? Per cui l'innovatore è stato lui, ragazzi, non ce n'è, questa è la storia. Se poi volete che vi dica altre cose, no? Perché poi dico, fai il maestrino, fai le cose qua, io vi conosco già, non dico niente, così imparate, andate a leggere, ignorando. io potrei dire che Tony Williams è la... l'anello di congiunzione fra rock e jazz, perché era uno che suonava piano. Sì, esatto. Nel 95 io avevo una scuola, dato, forse tu non ti ricordi, che eri nel 95, magari tu eri pistolino, sì, e ho invitato Steve Smith a fare una clinic nella mia scuola, che avevo a Corsico vicino a Milano, e quando ho parlato, è già il periodo che andava da Freddy Gruber, lui, no? E quando erano nei camerini, lui mi spiegava che guardavamo delle cose insieme, mi diceva, poi c'è questa qua che è di Tony Williams, a livello di tecnica di mani, no? E io dicevo, Tony Williams, cioè, che è questa? Praticamente la questione di avere la forza, come diceva Yuji, perché comunque Tony Williams menava, no? Quando si parlava di 1-1, no? Quindi quando prendeva le bacchette in mano mi faceva vedere che teneva con queste dita qua, e la posizione dei polsi praticamente era questa, per cui questo tipo di movimento per avere più forza, più agilità nel passare del posto dell'uno, e quella è quella che gli aveva fatto vedere Tony Williams. Sai che questa cosa, la quarta, come si chiama, tecnica, no? La quarta posizione, la francese, l'americana, la germanica, e questa qua di Tony Williams, che infatti c'è nel suo libro, l'ultimo che ha fatto, nell'ultimo libro di Smith, che si chiama Pathways of Motion, c'è questa posizione che lui lo chiama proprio il Tony Williams grip, no? Quindi praticamente, se non erro, Gio tiene la bacchetta in fondo e le tre dita libere, per avere più peso in basso. È proprio un movimento di polso, per quello che perché figurati nel 95, a parte che nel 95 ci ha spiazzati tutti, perché quando prende lui si usava l'americana comunque come posizione, quando faceva vedere la posizione come teneva le bacchette, tutti quanti, figurati, eravamo lì, c'era Christian, c'era Max, c'erano un po' di amici, Stefano Rero, tutti lì davanti, e rimasto un po' così, no? Perché tutti quanti abituati a tenere la bacchetta, vuol dire, un po' più chiusa, no? Invece lui era molto così, molto libera su queste tre qua, no? Sì. Per cui siamo rimasti un po' spiazzati. Mamma mia. Eugenio, seconda domanda, siamo pronti? Attenzione. Quale di questi metodi è stato scritto da John Riley? The Sound of Brushes, Four Way Coordination, Rudimental Patterns, The Art of Bop Drumming. Dai, questa è facile. Dai, cioè, devo fare tutta la manfrina, lo posso dire? No, puoi dirlo subito. The Art of Bop Drumming.
Ed è esatto. Lo usi per insegnare questo? Lo uso praticamente da 20 anni, da quando è uscito praticamente. Vabbè, dai, allora vabbè, evitiamo no, di dire che lo comprai all'epoca perché lessi una recensione su Modern Drummer di Peter Erskine, che diceva che era diciamo il metodo jazz definitivo. Allora mi sono fidato del maestro Peter. Non mi ha detto un'altra cosa. Dodato, non crede a quello che dice Eugenio, però io conosco bene. Sai che lui fa arti marziali? No? Sì, è per quello che ci sto attento a rispondere. Come ha visto, the art of drumming, art, cioè lui pensava che fosse un metodo, capito, per usare karate, quelle cose lì, perché non sapeva mica che era per il drumming, capito? Sì, poi te lo faccio vedere quando ci vediamo il giorno. Speriamo che finisca in pareggio, ragazzi. Prossima domanda. Gio, tocca a te. Ostia, vediamo un po' cosa succede. Allora, nel 58 un brand inventa le prime bacchette con la punta in nylon. Quale brand? Attenzione. Promark, Regal Tip, Vic Firth, Zildjian. Questa è una domanda tostina, perché le bacchette in nylon ci sono, e quasi tutti i marchi, diciamo, che hanno le bacchette in nylon da mo. Allora, Zildjian però escludo. Promark, non credo neanche. È difficile lotta. È una lotta tra Vic Firth e Regal, che io sono stato anche Regal poi, tra l'altro. Mi voglio sbilanciare. Allora la devi sapere, però. E allora metto la B di Regal. Vediamo. Ed è proprio Regal, ragazzi. Il signor Calato di Regal ha tirato Jolly. Sono calato anch'io nella situazione. Sì, però io mi appello alla come si chiama, a giudice di linea, perché Dado ti ha suggerito, No, dai, era facile. Anche perché Promark e Zildjian credo che non esistessero ancora con le bacchette. Spange, e dovevo stare su Spange, e sapevo già, perché io sono stato Regal per tanti anni, per cui sapevo che era Regal. Ragazzi, ma Giorgio di Tito, io non la sapevo, devo essere onesto. Vediamo se sai questa, allora. Sei pronto, Eugenio? Buddy Rich e Frank Sinatra a inizio carriera lavorarono nella stessa big band. Quale? Benny Goodman, Dead Jones, Count Basie, Tommy Dorsey. Allora, questa non la so, però cerco di andare per esclusione. Allora, Count Basie, non direi. Posso, così, mi butto di Tommy Dorsey. Vediamo. È bravo. Anche perché io sono molto ignorante in materia, no? Questa però l'ho letta recente, perché sto leggendo un libro di Buddy Rich che mi ha consigliato Christian Meyer, e quindi so che Benny Goodman aveva Gene Krupa, no? Aveva Gene Krupa. Sì. Ted Jones aveva Mel Lewis, Count Basie non lo so, sono proprio una capra, non lo so chi era il suo batterista. Ce n'erano un paio, poi dipende dall'epoca. Tu, Joe, la sapevi questa, sicuro? Sì. Ma guarda, se ti fa piacere, vai su YouTube, c'è il film di Buddy Rich che dura 2 ore e mezza. Da quando era bambino fino a quando, insomma, morì. Vai su YouTube, c'è proprio la storia di Buddy Rich. Comunque, ragazzi, vi ho tirato fuori Tony Williams e Buddy Rich. Io ho visto Buddy Rich, ho iniziato a suonare la batteria perché ho visto a 11 anni Buddy Rich, vabbè, tu eri piccolino, poi in Lombardia, forse Eugenio se lo ricorda, noi vedevamo una volta la televisione svizzera, sì, per cui il Festival Jazz di Montreux, io lo vedevo su un canale italiano, ma era svizzero, capito? E ho visto Big Band, secondo svizzero e Capodistria. Bravo. Per cui c'erano questi canali particolari, c'era il Festival Jazz di Montreux, e avevo 11 anni. Infatti la traditional, che io prediligo, ho cominciato a usarla perché ho visto Buddy Rich a televisione. Basta. Se mi inquadravano da vicino e ho comprato le bacchette e ho iniziato da lì. Allora vedi, ho beccato la domanda giusta, c'è poco da fare. Allora, siete pari, ragazzi, eh? Bella sfida questa, bella sfida. Andiamo alla prossima, vediamo, tocca a Joe. Questa qua non la sai.
Alex Van Halen, dopo un concerto dei Led Zeppelin, riesce a conoscere il suo idolo di allora, John Bonham. Cosa succede nel backstage? Questo è un'impensata. A. Alex Van Halen gli ruba il portafogli. B. Bonham gli tira un pugno in faccia. C. Sfasciano il camerino e vengono arrestati. D. Giocano a scacchi. Questa è veramente una coltellata. Però io so che tu sei, cioè, allora, voi due siete tutti e due musicisti molto versatili perché avete suonato di tutto. Però a me sembra di aver visto, ho letto da qualche parte che, o su qualche intervista, che tu comunque hai un background rockettaro, eh? Sì. Beh, io conosco tanti aneddoti, ma questa è uno di questa qua è io sono appassionato di queste curiosità, no? Questa qua è veramente portafoglio. Non è pugliese, per cui è impossibile che abbia fatto. non mi voglio dire, faccio il camerino, ma è... Beh, insieme, questo potrebbe essere, sono fuori di testa. Bomba, gli tiro un pugno in faccia, no, non credo. Io la butto lì, giocano a scacchi, però. Faccio la D? Fai la D, che te devo dire. Non è giocano a scacchi. Non è giocano a scacchi. Sarebbe stato particolare, perché effettivamente sì, pensare, magari quei bicchierini di vodka, sai, no, come si fa in certi locali, no? Eugenio, cosa dici? Ma io così Bonham era un po' strano, ma non penso che l'abbia menato. Sfasciano il camerino e vengono arrestati, cioè uno che va in camerino a conoscere il suo idolo, vedo più un Alex Van Halen gli ruba il portafogli, così la butto. Vediamola. No, ragazzi, non è neanche là. Gio, cosa dici per 50 punti? Sfaccio il camerino, porca miseria. Vado. No, ragazzi, Bonham gli tira un cartone, perché Bonham c'è stato il periodo che era sempre incazzato, ubriaco, eccetera, eccetera. Si vede che questo gli ha detto una parola di troppo e pam, gli ha tirato una mazzata sul muso. Quindi, ragazzi, nessuno prende i punti. Comunque, ragazzi, Tony Williams, Buddy Rich, John Bonham, poi chi devo tirare fuori? Vediamo. Ce n'è un altro qua che potrebbe essere buono. Quale batterista alla fine di un celebre brano pop urla la frase I've got blisters on my fingers? Vediamo chi è. Marky Ramone, Ringo Starr, Bernard Pardi, Lars Ulrich. Se non sbaglio tocca a Giorgio. Tocca a Eugenio? Sì. Vai, scusa. Allora, Bernard Pardi non penso. Ringo Starr, cazzo, no. Lars Ulrich, bella domanda questa qui. Allora, I've got blister on my fingers, la butto lì facendo un ragionamento, poi magari è una cazzata, visto che le ultime date dei Beatles praticamente suonavano senza sentire una mazza ferrata. Probabilmente Ringo suonava come un maniscalco. Provo Ringo, dai. Proviamo Ringo. Ed è Ringo, perché la storia è stata registrata in studio il brano Helter Skelter. Alla fine del brano che registrano lui e McCartney e basta, perché già i Beatles non si potevano più vedere allora, quindi registravano tutti separatamente. E fanno questo pezzo perché la storia è così, no? Io sono un grande fan dei Beatles. Erano arrivati gli Who, che erano il gruppo più cazzuto d'Inghilterra, no? Allora McCartney sente che questi spaccavano e dice: no, noi dobbiamo essere più cattivi. Ringo, vieni che registriamo un pezzo. Facciamo Helter Skelter, che è tutto sto il più rocchettaro dei Beatles, no? E gli continuano a dire: pesta di più. E alla fine del brano Ringo dice: ho i calli sulle mani! No, per dire, cioè, pazzesco, vabbè. Comunque, io sono un grande fan anche dei Beatles e di Ringo. Dado, ti svelo un segreto. Vai. Io ho cominciato suonando la batteria perché ho sentito, cioè i Beatles sono stati la prima band che ho mai sentito in vita mia. Io praticamente fino a 15 anni ero soltanto io e il pallone e basta, e un mio compagno di classe mi fece ascoltare la raccolta blu,
E io ho detto, ma che cazzo sono questi qui? Cioè, io proprio da lì innamorato, dal giorno, non dico il giorno dopo, ma qualche periodo dopo, nella mia testa io volevo essere il batterista dei Beatles. Ti dico solo questo. E come te qualche altro centinaio di migliaia di milioni di batteristi. Sì. Io invece vi dico un'altra cosa. 1964-65, io ho due sorelle più grandi di me, una 13 e una di 11 anni, per cui all'epoca loro ascoltavano Beatles, Rolling Stone e tutta la musica leggera che c'era allora, cioè quella degli anni 60, no? Per cui alla fine ero piccolino, 4 anni, mettevo su She Love To Yeah Yeah Yeah, no, sul coso, no, prendevo le tazze del minestrone di mia madre, mettevo i cuscini e suonavo. Poi chiaramente alla fine prendevo le mazzate da mia madre perché non trovavo più le mazze per fare il minestrone. Qual è la storia? 85 mi ricordo. Ma infatti posso dire una cosa, no? Io ho fatto un video tempo fa dove difendo a spada tratta Ringo Starr, perché io lo considero veramente un grandissimo innovatore. Ti ho amato dopo quel video. E poi, sai, molti mi hanno insultato perché no, ma cosa dici? Ringo Starr non sa suonare, Roger Taylor non sa suonare, quest'altro non sa suonare. Sono tutti batteristi che non sanno suonare. Però, caso strano, quasi tutti quelli che hanno cominciato a suonare la batteria nella vita hanno cominciato ascoltando Ringo Starr, Roger Taylor e questi qua. Poi voglio dire, è chiaro che poi scopri Tony Williams, scopri Vinnie Colaiuto e scopri Dennis Chambers, però a parte Giorgio che ha visto Buddy Rich, non credo che tutti abbiano iniziato a suonare vedendo, capito, Virgil Donati. Magari non ti fa quell'effetto subito. Ma è normale, caro, sai perché? Perché sono i batteristi delle band. E batterista della band è tu ti identifichi nella band. Certo. Poi dopo scopri mano a mano il batterista, tra virgolette, artista. Però il batterista della band è il batterista della band. No, però appunto noto questa proprio mancanza di rispetto, no, nei confronti di questi che comunque le cose le hanno fatte. Non è che se le hanno inventate. Generazionale. E quando ci sono le questioni generazionali, tu sai che se non sai la storia dello strumento, un po' della musica, è ovvio che ti dimentichi di chi è stato l'innovatore, capisci? Per cui l'innovatore di 40 anni, 50 anni fa, è chiaro che fa un certo effetto per quelli di adesso, che reputano quel drumming un po' scontato, per dire, no? Ma se tu rapporti a quell'epoca, è chiaro che lui all'epoca era già un innovatore. Faglielo spiegare a quelli di adesso, perché quelli di adesso gli devi sempre dire: guarda, che se non ci fossero stati quelli, tu adesso qua, capisci? E questa è la storia. E comunque, per inciso, mi fermo qui perché vedi dietro tutti quei buchi che sono là, può succedere di tutto, capito? E comunque, per inciso, Dado, io ho tutti i vinili dei Beatles e quasi tutti i CD. Giusto per rimarcare la cosa. Sarà contento McCartney e anche Ringo e le loro famiglie. Ok ragazzi, prossima domanda. Dove vado? Vado qua. Joe, sei pronto? Ah, questo è interessante. Per quale artista italiano ha registrato Jeff Porcaro? Salute. Attenzione. Claudio Baglioni, Ricky Gianco, Biagio Antonacci, Lucio Dalla. Io maestra. Lo so che la sai, Eugenio, lo so che la sai. Ma non lo so, guarda, questa roba qua di Jeff Porcaro, se è registrato con qualche italiano, mi dispiace, veramente. mi dispiace, perché poi io nel pop italiano non c'entro proprio niente, perché non è mai stata la mia. Eugenio sicuramente la sa. Io non lo so, Claudio Baglioni, non lo so, Ricky Gianco, non credo, Ricky Gianco, Lucio Dalla potrebbe essere, e qui la Suspangio diventa una... Ma io poi metterò sotto la musichina, no? No, la Suspangio, che musichina, quindi è una tragedia, che musichina. Guarda, lui la sa sicuramente, a me mi deve andare per forza di culo, per forza, cioè nel senso... Sparala. La butto lì, va. Ma io metto Lucio Dalla, però. Vediamo. Non è Lucio. Quindi Eugenio, adesso veramente puoi staccare Giorgio di brutto. Lo stacco alla stragrande, Ricky Gianco. Vediamolo. Ed è lui. Vedi, non questa...
Allora, è un po' da intenditori, se vogliamo, però tutto sommato esistono diversi filmati, no, che riguardano questa, perché è uscito un documentario proprio su allora Video Music. Vabbè, io sono un porcariano, quindi quelle robe le vado a cercare proprio. Però c'era Biagio Antonacci. Ah, tra l'altro tu hai suonato con Biagio Antonacci, Eugenio. Eh sì, quasi 8 anni. Tra l'altro in quegli anni, cos'era, anni 90? Sì, tutti dall'inizio fino al 95. Poi dal 2003 al 2005. È grande. Adesso vedi, ti dico una cosa che ti sconvolgerà, Dario. Attenzione. Tu devi sapere che io nell'83, per cui sto parlando di tantissimi anni fa, mi sono rifiutato di andare a suonare con Druppi. Potevo entrare nella cosa. Sono venuti quelli, perché una volta c'era un locale che si chiamava a Cava Manara, forse Eugenio se lo ricorda, si chiamava il Boschetto. Boschetto. Boschetto, dove andavano a suonare tutti, insomma, chi faceva jazz, fusion, queste cose qua. Io avevo 23 anni. Dopo un po' c'era il padrone del locale, che si chiamava Camillo. Mi dice: guarda che vengono stasera l'entourage di Druppi perché ti vogliono parlare. Al tavolino ti dico 20 milioni per fare il tour invernale all'est Europa. 83. Io quell'epoca, Dado, suonavo già a capolinea, faccio cose, ma lavoravo anche in fabbrica, per farti capire. E piuttosto che, magari, capito, ero talmente appassionato per quello che volevo fare, per la mia musica, cioè che poteva essere, capito, il jazz, fusion, là, che mi rifiutai di andare. Mi alzai dal tavolo, gli diedi la mano a sti signori gentilissimi, contratto alla mano, e io mi rifiutai. Beh, hai avuto due palle così, devo dire, ma ti sei pentito nel tempo o sei rimasto contento della tua scelta o ci hai ripensato? Ah sì, quello sì. Beh, se non avessi fatto, sarei diventato probabilmente un turnista come tanti, credo, cioè alla fin fine, ma io non volevo, cioè era stata proprio una decisione. Infatti il giorno dopo tutti mi davano del matto, quando hanno saputo la storia, tutti mi dicevano: tu non sei normale, cioè dovevi andare, la tua vita, queste cose. Però vabbè, è stato così, ma è stata una scelta che ho preso proprio. Beh, grande, complimenti, non la sapevo. Mentre invece io dico che la sapevo perché, come te, sono un portiriano pure io, e poi io ho studiato col papà, con Joe, e anche, cioè, ho fatto 3 masterclass con Jeff quando studiavo negli Stati Uniti. No, veramente. E ti posso dire anche una cosa, che io la dico da 30 anni e passa, perché tutti pensano sempre che Jeff avesse un suo, cioè suonasse il piano. A un metro Jeff Porcaro ti spaccava le orecchie, cioè veramente aveva un gesto ampio, però c'aveva una si può dire nerchia. Ecco, così. Grande, che bello, che fortuna, ragazzi. Dovevo nascere 20 o 30 anni prima. Ma no, comunque, no, potrei essere nato io 20 o 30 anni dopo. Vada via. Va. Ok, no, questa qua. Questa qua te la metto proprio, dai, te la metto proprio. Chi è il protagonista del video didattico intitolato Up Close? Steve Gadd, David Garibaldi, Kit Carlock, Steve Smith. Pensavo di essere io. Tu sei. Sarà uno dei video più venduti della storia della DCI. Questo è proprio facile. No, perché, scusami, Joe, ma Up Close non è pugliese. Infatti, quello che ho detto io è quelli. Allora vedi che non ci state con la testa, che volevo dire io. Ho detto, l'ho fatto io, invece sto guardando che non c'è il mio nome, vabbè, fa niente. Quindi. Dai, vado direttamente sulla A, dai. Andiamo sulla A. Questa. Dai, te l'ho servita proprio. Che tra l'altro questo video qua. Io, quando ho cominciato a suonare, e c'era il video più in auge, anzi, nel negozio della mia città, Piacenza, da Ferranti Musica, c'erano pochi video, 3 o 4, ma non c'era Up Close, c'era Bissonette, Simon Phillips, c'era quello di Chambers con la batteria azzurra che faceva le robe con una mano. Quindi allora Steve Gadd non l'avevo ancora, cioè ci sono arrivato molto dopo a conoscere quella roba là. Pazzesco, comunque c'ha una faccia in quel video, tra l'altro, ragazzi, secondo me l'hanno tirato fuori dallo studio di registrazione, che aveva finito il disco un minuto prima, gli hanno fatto fare il video prima di portarlo a fare il prossimo disco. C'era dilaniato. Io nell'88
caro Dado, ho fatto, sai che sono stato a Ravenna, c'era Mr. Jazz, si chiamava, e tu facevi le cliniche, ma lì 4 giorni, facevi 6 ore al giorno, 3 la mattina, 3 pomeriggio con l'artista. E io il primo anno l'ho fatto con Elvin, il secondo con Peter Erskine, il terzo con Jacques Dejonet e nell'88 con Steel Gadd. E Steel Gadd, i primi giorni quando è venuto là, che eravamo tutti preoccupati, il primo giorno era proprio sfatto, cioè lo vedevi che lui è stato un grande, poi dopo gli altri giorni, l'ultimo giorno ci ha ammazzato, se ti racconto cosa ha fatto lì ti rendi conto del personaggio, però ci dice a tutti quanti di stare alla larga da quella roba lì. E lui ha detto che lui la prendeva giusto perché quest'uomo qua faceva una vita pazzesca. Cioè, la sera prima era a New York, il giorno dopo era a Tokyo a suonare, capisci? Cioè, faceva dei movimenti talmente pazzeschi che alla fin fine quella roba lì era quella. Però disse a tutti quanti: state alla larga, ragazzi, perché è una cosa. Però era una persona pazzesca, di un'umiltà anche nel dialogo con i ragazzi. Ti dico solo questo aneddoto, nanetto, come diciamo noi giù in Puglia, nanetto, che praticamente c'era Ettore Fioravanti, lo conosci Dado? Ettore Fioravanti? Non di persona, no. È un batterista romano molto bravo, un batterista jazz romano molto bravo. Sì, so chi è, ma non lo conosco. E mi ricordo che gli disse: qua ci sono dei ragazzi che dicono che tu sai che sei un grande lettore, che riesci a suonare qualsiasi cosa. E lui con la testa fa così, come per dire: sì, la cosa. Allora c'era una lavagna, al momento mi ricordo che Ettore gli scrisse una struttura di 24 misure, con tanto di ritornelli, con degli obbligati. Queste cose qua al momento, e gli disse: ma tu riusciresti a interpretare questa cosa qua in chiave jazz e in chiave funk, nelle due maniere, 24 battute? Lui l'ha guardata, come è partito, no? Prima l'ha fatta in versione jazz e poi in funk. Io non guardavo lui, io per capire guardavo la struttura, se lui beccava tutte le cose. Ragazzi, ha beccato tutto, a parte il timing e queste cose qua, la struttura, ritornelli, gli obbligati, sia in chiave jazz. Eravamo un centinaio di ragazzi, ci siamo alzati tutti in piedi, volevo abbracciarlo, perché volevo baciarlo, capito? Non tanto come Eugenio, perché sai Eugenio, ma non mi stai preoccupando Eugenio, la prossima volta che ci vediamo ti do io le mazzate, come vuoi. Sì, ma organizzati col Creek, però questo è un episodio pazzesco di Steel Gadd, no? In quella cosa. E poi un altro mi faceva ridere perché 4 giorni aveva sempre sta cacchio di maglietta a righe, no? Cioè una maglietta blu e bianca, no? Sempre a righe, e io mi venivo sospetto. Io dicevo: ma questa maglietta qua, ma si laverà qualche volta la maglietta? Poi la sera, l'ultima sera a Cesena in teatro, lo guardo che ero dietro a fare le foto, c'avevo una borsa, dentro aveva queste magliette qua, tutte uguali, e certe erano ancora incelofanate dentro, ancora, capito? Per dire, e fuori di te. Fa come come i presidenti americani che si vestono sempre uguali, così risparmiano tempo per decidere. Per quello che anche, non so, Steve Jobs, questi qua che erano sempre vestiti uguali, così risparmiano tempo decisionale. Eugenio, domandona per te, sei pronto? Okay. Sono nato pronto, pronto è il mio secondo nome, come direbbe qualcuno dei film. Nel 1962 viene inciso il celebre Live at Apollo di James Brown. Quale batterista ha suonato in quel disco? Attenzione. Jabbo Starks, Clayton Figlio, spero che si dica così, Figlio, Clyde Stubblefield, Melvin Parker. Cazzarola. Hanno suonato tutti con James Brown. Gli storici. Cazzarola. Io non lo sapevo, ci sono andato proprio a guardare, no? Perché è un disco che magari tutti abbiamo ascoltato, ma... Vado su quelli storici, Clyde Stubblefield. Nine! Cazzarola! Joe è lì su Wikipedia che ci sta guardando, maledetto. No, guarda, sono una persona onesta io, cioè rubare per queste poche cose non è per me. Allora, è difficilissima questa domanda, Sì, perché gli storici sappiamo perfettamente che sono i batteristi, però andare a analizzare il disco, la registrazione... è un'altra roba, hai capito? Per cui può essere che magari in quel periodo non ci fossero stati questi due grandi. E poi dopo ti racconto un altro aneddoto, caro Dado. Io sono nato con la batteria di Jabbo Starks. Ma va! A Vicenza, io ho fatto la spalla James Brown, ho la foto a casa.
Quando verrai a trovarmi te lo faccio vedere. Verrai. Joe è il principe degli aneddoti. E io non potevo neanche muovermi, perché mi ricordo che volevo spostare qualche cosa, era tutta storta sta cazzo di batteria, perché suona tutto storto. Voglio dire, c'era il fonico Romano, mi fa e dice, già non sta a fa niente, che quello sta in nero, è nero. Per dire, allora non ho fatto niente. E ho suonato questa batteria storta per 40 minuti, mi ricordo, a Vicenza. E dai, allora, vediamo. Ciao, la butto lì, perché anch'io sono, voglio dire, come Eugenio conosco la cosa, ma non so. Prova a mettere Melvin Parker. Vediamo. Non è neanche lui. Attenzione. Neanche lui. Allora, a questo punto... escludendo, non so per quale ragione, Jabo Starks, dico Clayton Figliuao, che non so, non lo conosco, devo proprio per Ed è giusto, ed è giusto, ragazzi, ed è giusto. Io che proprio non lo conosco, ammetto la mia ignoranza cosmica. Guarda, io conoscevo il nome perché l'ho già citato in altre puntate, ho studiato un libro di Stanton Moore, che è un grandissimo fan di James Brown, che ha analizzato tutto lo stile dei vari batteristi, e quindi c'era anche Clayton Figlio, che c'era proprio all'inizio, se non erro, poi dopo ha avuto tutti i periodi con i batteristi, no? Infatti io, ti ripeto, ammetto la mia ignoranza, non lo conosco proprio. No, io penso che... Però ho vinto, scusami. Esatto. Quindi questa è una grande umiliazione. Io invece no, conoscevo Randy Parker perché anch'io ho i video di Stanton Moore, vedi che babione, ma questa è la vecchiaia, capito? Cioè... Allora, Joe, attenzione, tocca a te. Hai perso però, perché questa è l'ultima domanda. Vabbè. Quindi, Eugenio, sappiamo già che ha vinto. Con questa domanda, Joe, ti puoi rifare alla grande. E secondo me... Secondo me qua ci siete finiti dentro un po' tutti e due. Allora, Dave Weckl, con quale brano inizia il disco The Master Plan di Dave Weckl? O forse Master Plan senza The Master Plan? Comunque, Master Plan. Island Magic, che l'avete suonata tutti. Festival del Ritmo, Tower of Inspiration, Garden Wall. Pensa che questo disco qua l'ho avuto io, l'ho macinato, ma non mi ricordo mica qual è il primo brano. Ma infatti è una domanda bastarda anche questa, perché... certo. Comunque so dove abiti, Dado, non preoccupare. Ma aspetta, vediamo un po'. Io la butto lì, metto Island Magic, va. Vediamo. Island Magic, provo con la A. Vai. Non è Island Magic. Allora, tenendo presente che di sicuro c'è solo la morte, sono quasi sicuro sia Garden Wall. Vediamo, mi sa che qua becco botte da tutte e due, ragazzi. Meglio che sparisca. Ma io ho già vinto, per cui mi sono rilassato. No, ma io non me lo ricordo proprio, ragazzi. Cioè, l'ho macinato talmente tanto quel disco, che è il primo disco di Weckl, ma non mi ricordo qual è il primo. Beh, io ti Tower of Inspiration me lo ricordo, che è un pezzo forte, perché a livello di groove, insomma, era proprio figo. Vabbè, che Festival di Ritmo è la stessa cosa. Ma io dico non mi ricordo i titoli dei miei pezzi, figurati quelli degli altri. Quindi Joe, quale scegli? COB Tower o Festival? C. Va bene Joe, sei caduto in piedi, va. Hai perso con onore, però a questo punto deve fare la cosa più fastidiosa di tutta la diretta, che è questa. Attenzione. Sì, questa ci voleva, ragazzi, quindi... Allora, torniamo a noi. Ho fatto, meno male, non ce la facevo più. Aspetta, che non so cosa dire alla mia famiglia, aspetta. No, dai, ti risparmio, dai. Sentite più Eugenio in questi giorni, comunque, non è che... Ciao ragazzi, un abbraccio, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Ciao.